Buongiorno a tutti, io sono Francesca. Oggi prepariamo insieme le lasagne di zucca. Se non le avete mai provate, questa è l'occasione giusta per provarle insieme. Sono un piatto davvero molto goloso, ma soprattutto leggero. Per prima cosa dobbiamo pulire la zucca, quindi la laviamo e la priviamo della scorza. Dopodiché la tagliamo a listarelle e quindi a quadretti. Procediamo così fino a completare circa la metà della dose di zucca. Questo perché ci occorrono due diverse consistenze. Avremo quindi la dadolata di zucca, che sarà la parte, diciamo, tra virgolette, più corposa e carnosa della ricetta. Dopodiché, l'altra metà di zucca, invece, andrà ridotta in purea e simulerà quindi il sugo, il ragù della ricetta. Mettiamo quindi da parte la dadolata di zucca e adesso invece tagliamo dei pezzi più grandi che ci serviranno per fare la nostra purea di zucca. Avendo io un mixer potente, un Simil Bimby, la frullo direttamente da cruda. Se non avete un robot potente, vi consiglio di lessarla prima e dopo, quando sarà morbida, potrete frullarla con un mini pimer oppure con un passaverdure. Procediamo adesso ad affettare la cipolla. Prendo quindi due pentole separate e faccio in entrambe soffriggere la cipolla con dell'olio extravergine di oliva. In una delle pentole verso lo speck e lo faccio rosolare per un minuto. Quindi versiamo all'interno la nostra dadolata di zucca. Nell'altra pentola invece verso la zucca ridotta in purea. Ripeto, potete semplicemente versare all'interno i pezzetti di zucca e poi quando sono morbidi li potete frullare col mini pimer. Aggiungiamo quindi il prezzemolo e successivamente il sale in entrambe le pentole. Nella purea aggiungo 50 ml di latte scremato o parzialmente scremato. Servirà per dare un po' di cremosità in più.
Copro quindi con un coperchio entrambe le pentole e lascio cuocere per 15 minuti circa, fino a che la zucca diventerà morbida. Aggiungiamo la ricotta nella purea di zucca e miscegliamo bene. A questo punto siamo pronti per fare le nostre lasagne, quindi come per la ricetta classica procediamo con uno strato di, tra virgolette, ragù, uno strato di lasagne, ragù di zucca, dadolata di zucca parmigiano grattugiato. Più ne mettete, più verranno buone. Scamorza. E procediamo di nuovo stratificando. Terminiamo con un giro d'olio. E facciamo cuocere a 220 gradi per circa 45 minuti. Ed eccole qui le nostre lasagne alla zucca sono pronte per essere servite. E gustate! Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. È un modo un po' diverso per fare le lasagne, sono molto buone. Provatele e se le provate fatemi sapere se vi sono piaciute. Vi ringrazio tantissimo se lascerete un like a questo video e se condividerete questa ricetta sui vostri social, come per esempio Facebook, con tutti i vostri amici, così aiuterete il mio canale a migliorare. Grazie tante per aver visto questo video, ci vediamo presto nella prossima video ricetta. Vi consiglio anche di dare uno sguardo alle ricette passate. Ciao e a presto!